Puntata di Mosaic Cosmo, appuntamento con tanti amici, telespettatori, ma anche con chi fa zapping ogni tanto e magari si ferma e poi approfondiamo i temi che abbiamo naturalmente in 5 minuti accennato. Non ci può essere un approfondimento e tuttavia cerchiamo di suscitare interesse come lo suscitiamo. E beh, viviamo a Palermo, viviamo in questa città. Viviamo una città che amiamo, una città splendida, per molti versi irripetibile, tuttavia una città che troppe volte non ho affrontato l'argomento anche per evitare qualunque tipo di polemiche che non voglio fare e non vogliamo fare, lontani come siamo dalle polemiche spicce del quotidiano, anche perché ci sarebbe da fare più che polemica, entrare in una sorta di tragicommedia per questa città, una tragedia e una commedia insieme. Con tanti comprimari che non sono soltanto, ahimè, i politici, ma sono anche esponenti di altro mondo, di altri mondi che dovrebbero invece prendere a cuore in modo diverso questa città, soprattutto non pensando all'assistenzialismo. Io penso alla decadenza e al decadimento delle arti, delle scienze, delle lettere dal punto di vista pubblico a Palermo. Non si può pensare che una città viva soltanto d'arte quando l'arte è assistita, bisogna intraprendere, abbiamo parlato anche in altre puntate, in altre trasmissioni, bisogna avere il rischio, la cultura è anche il rischio, non è soltanto assistenza, ma è anche spesso rischio, cogestione. Il vero artista dipinge sempre, fa musica sempre, e il vero artista scrive senza bisogno di pensare a un libro, ma scrive perché ha bisogno interno, ditta dentro, come direbbe Dante, di scrivere. E insomma, non c'è bisogno dell'assessore o dell'assessorato. Tuttavia questa città anche negli assessori, negli assessorati, vive periodi in cui non vi è certezza, nemmeno dei cosiddetti finanziamenti pubblici. Pensiamo a tutto quello che è successo con la tabella H alla regione. Non esprimiamo posizioni politiche, né tantomeno partitiche, ma certo notiamo come questa città nei servizi, nell'assistenza, nelle scuole elementari, medie, questa città nei servizi essenziali, nelle tasse, che è diventata una dimensione arrogante del nostro vivere quotidiano, una tassazione continua, vive all'angolo. Ecco, noi crediamo, io credo, noi crediamo che ci sia bisogno di una scossa, di una dimensione fuori dai partiti, ma di salute pubblica, dei comitati che nascono spontanei fuori dagli interessi maneggioni delle consorterie economiche, partitiche, sociali, che si metta veramente al servizio di una rinascenza. C'è bisogno di una rinascenza della città. E per la rinascenza della città, anche in periodo in cui si avvicinano le feste natalizie, beh, ci vuole la rinascenza morale, cioè bisogna incontrare e rincontrare persone che hanno a cuore il bene pubblico, hanno a cuore il bene comune. Ecco, noi dobbiamo quindi mirare a una città riumanizzata nei sentimenti, nei valori, nelle grandi costanti che hanno comunque fatto sempre rialzare questa città caduta, spesso martoriata dal malaffare, dalla mafia, una mala pianta che comunque oggi magari con i colletti bianchi, oggi magari con magari sparando meno o sparando poco, e beh, è sempre là, presente, incombente. Bisogna quindi restaurare il senso civico per restaurare la cultura e per fare una nuova cultura, una cultura soprattutto che si muova in direzione della verità che la città deve esprimere, una verità fatta di uomini e donne, la gran parte delle quali sono uomini e donne laboriose, perché è una città che comunque lavora. Non è vero che è una città in ginocchio, ci sono tante persone che in silenzio, con durezza, senza avere certezza del domani, hanno comunque un compito e lo svolgono con attenzione, con amore, con dedizione, con grandi sacrifici, sapendo che oggi c'è un pezzo di pane e domani forse non c'è. E a questa gente, la gente buona, la gente sana di Palermo, che è la grande maggioranza, rispetto a gente che invece si disinteressa, a gente che sperpera, a gente che specula, che porta miliardi di euro fuori dalla Sicilia senza nessuna certezza di
negli investimenti. Beh, a tutta questa gente noi diciamo che bisogna ricominciare dal basso, bisogna ricominciare con i comitati di salute pubblica, con i comitati che vivono una storia diversa, che è la storia anche della Palermo autentica, buona, la Palermo che rispetto al malaffare, agli inganni, rispetto a tutto ciò che è male, sa reagire e ha reagito, a volte in silenzio, a volte gridando. Questa città deve rialzarsi soprattutto moralmente, avere dignità. È la dignità che dobbiamo chiedere ai palermitani e a noi stessi. Uno scatto di orgoglio e uno scatto soprattutto culturale, perché senza valori veri, senza cultura, la società è in ginocchio e la società perde la propensione, la propulsione, l'avventura che porta al progresso e porta alla pace sociale.